Occhia finanza, sta per arrivare Baranza! Occhia finanza, sta per arrivare Baranza! Fatta, don Peppino, tutto ok? È positivo, passa e chiudo. È brava, allora io devo venire pure voi, voglio. Tutto a posto, non sapete. Ah, benissimo, è bravo. Questo è quanto vi dico, con voi non c'è mai problema. Grazie, un po' più. Ecco qua. Ah, e voi mi finite. Arrivederci. Datelo qua. Quanta ricchezza, don Salvatore. La ricchezza vera non è chiesta, da dove? No, don Salvatore. Domani è la festa di mio figlio. Sì, accattate una bottiglia di vino buona, alla salute sua. E tanti auguri. Siete sempre generosi. I figli so tutto. Grazie, grazie. Gentili signore e signori, buongiorno dal vostro Fulvio Pastore. Prima di iniziare a divertirci tutti insieme, vorrei rivolgere un augurio sincero e affettuoso al nostro Carletto Savastano. Augurio ben doveroso in un giorno tanto importante quale quello della sua prima comunione. E per cominciare ad allietarci un po', reduce dai più grossi successi in campo cabarettistico, teatrale, televisivo e non si sa più che, abbiamo il piacere di avere qui con noi oggi Lucia Cassini! Buonasera, io sono Lucia Cassini e questa signora qua seduta è Maria, la donna mia. Non nel senso di due donne, due gibelliche. Nel senso che io faccio la parte del maschio italiano, un certo tipo di maschio italiano un po' geloso, scusi presenza, una busca. E lei, poverella, è la mia donna e io sono un guapo. Lei mi vuole lasciare, non mi vuole più sposare e vuole andare a sciare. E io qua, poverino, guardato e combino. Maestro, musica! Che gli ha fermato? Atta fa che le che ti chiudo? Io sono un guapo. Vai la guappa, vai la guappetta.
quello tanto sempre si passa fai chiarozza a chiesa. Mi chiamano Rodolfo Landi, io sono un uomo, beh, un uomo. Bella, questo occhio è bella, una stella, sì. Tu questi ponte stelle mi pungi il cuore e mi fai morire. Aveva una cipusapa fino a un mese. Ma tu dicesti, mo tengo da fare. Lo sai che roccarazzo devo andare. E sono nata per sciare, non mi importa di sposare. E non sta bene, sei una vigliacca, Marì. Mi spacchi il cuore, sì, ma facci lecca, Marì. In un faccia sci, di scasse sci, di scasse sci. Se tu resti con me, tu compri sciù, tu compri sciù. Si può trovo sciasce, povera te, povera te. Ti scassi sci, non ti compri sciù, te lo sciasce, io me ne freghe. Bre, in gipozzo non so, per la sciata se perde a me. Non te lo mando meglio, ti assicuro se che se fai l'asso, certamente non ti sposo più. Brr, Marì, non mi fa arrabbiare. Tu lo sai, Marì, io sono un uomo di mondo. Ma non, io non sono geloso, però tacci. Bocca, che bella bocca che tieni in bocca, ma che ne fo. Quando è la stessa bocca che tieni in bocca mi hai detto no. Mi fai parlare solo come un matto. Tu preferisci la neve e non sto cor, che imprega puzza e palpita d'amor. Vuoi partire per sciare e mi resti solo qua. E non sia bene, sei una vigliacca, Marì. Mi spacchi il cuore, sì, ma facci lecca, Marì. In un faccia sci, di scasse sci, di scasse sci. Se tu resti con me, tu compri sciù, tu compri sciù. Si può trovi sciasce, povera te, povera te. Ti scasse sci, non tu compri sciù, te lo sciasce, io me ne freghe. Bre, in cipozzo non so, per la sciata se perde a me. Non te lo mando per liete, ti assicuro se che se fai l'asso, certamente non ti sposo più. Brr, Marì, Marì, non mi fanno guardare. Marì, tu lo sai, io ti voglio cagare, ti faccio male. Marì, ti voglio cagare, Marì, ti faccio male. E ti porto la camandella. E che se soffermo lui. E può fa che la capo tu. Chiagni, che la chiagni. Ma perché chiagni? Che chiagni a fa? Questo mi intenerisce e mi vuole stupire per chi ha scià. Se mi so cupuloni a maglielana e scarpe chi ne chiovi e i pantaloni. La donna che ripudia la sottana non è donna, sai cos'è? È una papera, questa è. Però la chiamavano coscia lunga. Marì, non ci posso andare, una sciata si perde a me. Marì, mo da appare mazzapa, eh? Schiaffo mortale col rullo. Doppietta. Non ci posso andare. Non sta bene. Sei una vigliacca, Marì. Mi stacca il cuore, sì? Ma facci lecca, Marì. In un faccia sci, di scasse sci, di scasse sci. Se tu resti con me, tu compri sciù, tu compri sciù. Si può trovi sciasce, povera te, povera te. Se scasse sci, non tu compri sciù, te le tue sciasce, io me ne freghe. Bre, in gipozzo non so, per la sciata se perde a me. Non te lo mando per liete, ti assicuro se che se bella su, certamente non ti sposo più. Per la sciata se perde a me, non te lo mando per liete, ti assicuro se che se bella su, certamente non ti sposo più. Ti scasse sci, non tu compri sciù, te le tue sciasce, io me ne freghe. Ti scasse sci, non tu compri sciù, te le tue sciasce, io me ne freghe. Grazie, grazie, ci vediamo l'anno scorso. Bene, bene, bene. Siamo ormai arrivati al punto più bello di questa splendida festa. Sappiamo tutti che il nostro Don Salvatore ha una magnifica voce e quindi vogliamo qualche cosa di speciale. Don Salvatore, cantateci una canzone, eh? Su, forza, incoraggiate! Allora canterò in onore di mio figlio. Musica, che musica sarebbe stellenata, a doccia sante lacrime, ma non sanno scordare. E mandolina suonano e tutte voce cantano, questa sarà della felicità. Oh, no, no.
sull'amor mio non muore più. Ferma tutta, la vista! Ferma! No, mi chi sono? Fermi, fermi! Stai seduto! Fermi, cavoli, accacciate i ranali! Fermi, voi due! Andiamo, no! Forza, cavoli, tira fuori i soldi, un socio che tiene! Sì, signore. Figlio dei soldi e vattene, che a casa stanno i creatori. Zitta, cavoli, è meglio per te. No, ferma tu, non mi muovete. Guarda poco. No, con la mani. Ma che cosa, sì. Tu, il primo che si muove, mai. Fermi. Facite come vanno loro. State calmi e tranquilli. Portafoglio, lo so. Guardatelo tutto quello che fanno. Non mi fanno niente, non mi preoccupate. Ferma tu. Calma, calma, che mo se ne vanno, mo se ne vanno. Aspetta, fermo, no, fermo, no, via voi, fuori, fuori, uscita, a voi state fermo, svelta, fuori, ferma, mi da fa con me di chi, a chiara no, ferma, mi ammazza tutto, ma fatta tutto lì, via, ferma, no, mi va a dire, mi ammazza tutto, a chiara, ferma, non vi muovete. Oh, figlio mio! Capita, ci sta qualcuno! Andate qui! Andate tutto a me! Chiama la polizia! Povero figlio! Come posso andare a chiudere senza i miei figli? Oh, figli, perché? Perché? Via, ma fatta! Sì! Figlio mio, tutta la vita mia. E come campo? Come posso andare a chiudere? Salvatore, coraggio, dovete riprendervi, la vita continua. Io, ma Salvatore, ti accompagni? No, grazie, voglio stare solo. Michele, grazie. E non saci più per te. Grazie a sé. Grazie. Ah.
Arrivederci, grazie. Don Salvatore. I miei rispetti, Salvatà. Che cosa volete, commissario? Intanto farvi le mie più sentite condoglianze. E poi chiedervi un passaggio. E com'è? La polizia va in giro a piedi? Suo commissario, che volete? Ah, niente, sono fuori servizio. E poi tengo una macchina che sta sempre scassata. Ah, sì? E che ci fate qua, commissario? Sapete, era parecchio che non mettevo piedi in un cimitero. Fa bene qualche volta. No. No, commissario, non sempre. Mi posso aiutare? Vi accompagno. Vi sono amico, voi lo sapete. Sì, questo lo so. Io vi lascerei qua all'angolo, se per voi va bene, commissario. No, no, Savastà, io ho bisogno di voi. Di me? Venite un attimo nel mio ufficio. Mi aiuterete a mettere le mani sugli assassini di vostro figlio e di vostra moglie. Io? Sì, osservateli con attenzione. Ne riconoscete qualcuno? Qualcosa in questa rapina è andato in maniera particolare, diversa dal solito. Pensateci. Commissario, ma come faccio a riconoscere da queste fotografie qualcuno che non ho visto? Ve l'ho detto, erano tutti incappucciati. Savastano, questa vostra indifferenza mi preoccupa. Non è la prima volta che voi salite su un commissariato, ma vorrei che fosse l'ultima. La tigre di Forcella sta qua! Ogni giorno questa storia! Per me l'avvocato Leoni, il tempo è danaro e questa storia deve finire! Non si può andare avanti e indietro, avanti e indietro! Vango di rapide stamattina! Ma buon! Sbrighiamoci, spicciamo queste formalità! E sbrighiamoci! Caccato, nimmo goffa! Non come voi! Ecco sfacci! Io sono una signora, va fangulo! Oh! Ma chi sono questi qua? Facce nuove? Nuovi arrivi come voi, e quando siete scoccianti, a voi vi dovrebbero arrestare ogni giorno una novità. Ma quali sono queste novità? Sì. Che è successo? Che è stato? Raffaella Carrà, che fa? Ha sgravato? E Gigliola Cinquetto, che fa? L'hanno sparato in bocca? Dicelo voi, ma... E il signor Mandalina ha avuto le sue cose, e che facciamo voli da me? E tu che fai? Seduta davanti a una signora, alzati! Alzati, cretino! E fammi assettare. Non c'è più cavalleria! Non c'è più cavalleria! E chi lo guarda? Ma parli fra tru, cazzo! Non sono quei delinquenti che vi interessano. Voi volete sapere quello che farò io? Sì, sì, certo. È un mio diritto. Come sa, voi sapete che io faccio il contrabbandiere. È un brutto lavoro rischiare la vita in mare tutti i giorni. Sa, facciate un favore, qua c'è un fascicolo intestato a voi che è pieno zeppo. Sembra la Biblioteca Nazionale. Sparatorie, risse, dichiaramenti. E che? Roba vecchia, commissario. Ah, è roba vecchia. Il commissario si è affezionato! Si è affezionato a me! Perché chi mi prova, mi riprova e mi riprova ancora! Si è fissato che faccio lo spaccio! Lo spaccio di droghe affine! Ma qua spaccia e spaccio! Qua facciamo l'arte! L'arte con la maiuscola! Oh! Ma che facciamo? Ormai, commissario, io sono solo un uomo distrutto. Scusatemi, me ne vorrei andare. Va bene, Savastà. Io mi auguro solamente che questo nostro incontro non sia stato una cosa inutile. Perché voi non siete l'uomo al quale ammazzano moglie e figlio e non reagisce. Vi saluto, commissario. Ma fangolo, che guarda. Mamma mia. Chi sta che fa, Tango? Mago, un bravo uomo come lui sopra l'acqua è tu. Chi l'ha già passato tanto guai? A moglie, o figliacci, se voi lo chiamate Tango. Ma è possibile? I delinquenti stanno per la strada e le persone per bene sopra il commissariato. Le arrestate due. E questa è la giustizia. Carta, bollo, bolli e carta. E due facce di stronzi provvisori. Ma ha buttato tutto così in docesse. E fateci un tuffo pure voi. Capezzuto! Esposito! Capezzuto! Appuntato Capezzuto, siete esposito, ma siete sordi! Il capo. Comandi, signor commissario! Purtroppo sono a corto di agenti e mi devo servire di voi due. Avete visto quell'uomo che è uscito adesso? Io voi sì. Due gli dovete stare alle costole, notte e giorno. Se lo perdete di vista vi faccio buttare fuori dal servizio. Non dubiti, signor commissario! Non lo mollerò un minuto! Agli ordini!
Andiamo. Appuntato Capezzuto. Agente Esposito. Allora passi prima io. Esposito, passa. Capezzuto, ma che stai mangiando? Puttana la miseria, se non ti vedi qua ti scappo un pugno, che sono io, lo so. Hai capito? Fascista. Tango, siete tutti quanti fascista. Già fai la rivoluzione, poi mi faccio vedere. Buongiorno, un Salvatore. Desiderate? Un prevede ci sta. Sta là. Venite, un Salvatore. Accomodate. E quanto tempo non vi si vedeva, un Salvatore. Venite. Don Raimondo? Sì. Don Raimondo, c'è un Salvatore che cerca di voi. Che gli dico che ci siete? Certo. Don Salvatore carissimo. Io non ho parole per esprimere tutto il mio dolore. Ci sono così pazzi. Una grossa infamità, Raimondo. Una grossa infamità. Un momento. Qui, va a pigliare due caffè. E leva da sta coppa. Ah, meno male. Non so però a che devo questo nome. Sono pronto. Grazie. Ci mettiamo di qua, venite. È in un momento particolare. Sono sincero, non ho bisogno di voi. Pure. Che cosa posso fare per voi? Sì, bene. Ma avete a ricere chi è stata? Vedete, io mi rendo conto del vostro stato d'animo e credete a me, se sapessi la minima cosa non esiterei a mettervi sulla pista giusta. Ma qua non si tratta di gente mia. I miei fanno tutti lavori di piccolo taglio, scasso, furti, scippi, gente modesta, ma tutti professionisti. Quelli che cercate voi invece sono assassini dilettanti, sono bestie che ammazzano senza ragione. E poi perché? Passa a comprare una cartina di fatanzia, accia ad essere un uguaglione non suo padre. Ormai io sono un gnome distrutto. No, Don Salvatore, vi conosco troppo bene. E fino a quando non avrò trovato quei quattro, non avrò pace. Mi addolora, ma non posso fare proprio niente per voi. Vorrei consegnarvi lo stesso, Don Salvatore. Ve li darei come un regalo. E sto regalo me la vita fa. Forse una strada posso indicarvela. Ah, e quale? Parla. Se quei quattro vogliono vendere anelle e collane rubate, devono andare da una sola persona. Un uomo, voglio un uomo. Chi è? Mai lì. Mai lì l'impegnatrice. Mai lì? Così si chiama. E chi è? È un ex prostituta senza scrupoli. E a dove sta? Sempre al suo banco di pegni, Don Salvatore, in via Chiesa Nuova. Grazie. Grazie. Per carità, Don Salvatore. Ecco il caffè. Dorremo. Mo porto il caffè, Arso, Va, va. Dorremo, quando muriterà sto cosa? E che è sto cosa? Come crei? E dove pigliamo? Arrolla e va a pigliare la cabina che fuori. E questa è da SIP. Era da SIP, ma è do mio. Iamo, quando muri però? 1000 lire. 1500. Ma che si passa? E io non ve lo do. Vieni a ca, mannaggia, il capatosta, mannaggia. I soldi. Sono ubriacata. E non mi ubriacata. E non si ruba la SIP. Non, signore, non lo faccio. Ehi, quando rubo, porta sempre qua, hai capito? Vado subito. Oh, please!
Ma aspettiamo a cadere da sto struzzo. Che stena da vittime, sti figli e Signore, signor, mi preoccupate, la forza di non si giunga. Signore, la forza di mia madre. La forza di non si giunga. A borsa vostra. Oh, grazie assai. Bravo, bravo, le rinchiude mazzate. È arrivato giusto. Maronna mia, ma che è la macchina vostra? E come fate? Niente. Non vi preoccupate, adesso chiamerò un meccanico e aggiusterò ogni cosa. Piuttosto state accorto quando camminate, signore. State papà. E Dio me ne renda merito, grazie! Un incidente! Che casino, è esposto, qui non possiamo passare più, dobbiamo andare a piedi. Ma qua a piedi, non con la macchina. Hai visto che ho con la macchina o no? Questa è la macchina di quel signore. La macchina qui dobbiamo andare a piedi. No, qua non si può, capezzù, ci mettono la multa. Ma che cazzo dici, esposta? Al ministro di difesa vuoi che mettono la multa? Ma non lo so. Esci! La multa! Dov'è il signore? Ma come? Voi signori, sta in cielo, ragazzi. Il cielo intero in ogni luogo, il signore di questa macchina, ho detto! Dove sta? Giunto, scappate. Scappate? Scappate? Io scommetto che non avete visto niente, non avete fatto niente, non avete sentito niente. Non faccio niente. Signora Sapienza. Omertà! Omertà! Comunque, sì. Sposo, andiamo, ce l'andiamo a trovare noi. E lei non ha visto niente. A così da bar! C'era che non si sa fare i cazzi suoi. Ma come? Si dà così rossi ancora in nostra vita. Ma te ne voglio. E in questa vita ci sono nato. Con Salvatore, ma che vi sentite male? Ma mi conosci? No. E chi dite come chiamo un Salvatore? Me lo sono immaginato. Ma che ti ha immaginato? Voglio a te. Voi non ci credete? Astatte, sì. E adesso mi immagino pure che vi chiamate Don Salvatore Savastano, che vi hanno ammazzato vostra moglie e vostro figlio. Mi sono immaginato giusto. Ma tu chi sei? E mi immagino che siete buono e malamente. Tacita la tela. Sbagliate, Don Salvatore. Sì. Vi posso immaginare un sacco di cose. Sì. E mi immagino la polizia che sta seguendo voi. Ma qua polizia? Due guardie, facce nuove, riuscite. Ma tu stai riuscendo? La verità, Don Salvatore, svegliatevi! Le due vi stanno venendo a pressare un sacco di tempo, da quando avete lasciato i negozi di Don Raimondo. Oh, prego! Ehi, non ve ne siete accorti? E per il Don Salvatore, non so pericoloso, stanno al commissariato da pochi giorni. E tu che ne sai? Ah, sì, ti sei immaginato pure questo. Don Salvatore, voi non vi sentite bene? No, non è niente. Beh, se lo dite voi. Sigarette, chi fuma? Sigarette? Sigarette, sigari. Qui ci sta l'amore giovane. Stamattina sono bucato. Grazie. Sì, grazie. E tu che fai? Ah, vieni a prendere a me. Babana, ascisce, marijuana, filmetta, pornografici, come stai? Sigari, sigarette. Di solo, buon babana, ascisce, marijuana. Aspetta, sposita. Pistola, bomba a mano, ascisce, marijuana, firmetta, pornografica. Pistola, bomba a mano, ascisce, marijuana, ma che cazzo vuoi? Che è scoppiata la guerra, via! Esposito, andiamo! Oh, ma chi si? Come ti chiamo, voglio? Gennarì. Io ha già sperato da qui, ti ne idea? Ci penso io, è un gioco da bambini. E allora va, va bene. Ma che fai? Prendi la banana? Signore, la controllo. Non signore, la controllo io, sono io il capo. Controllisti, sempre il suo capo. Va bene, camminava, mossa avanti. Voglio notare la casa. E conosci bene sti vicoli tu, eh? Adesso a me. Casi, mi arriva. A casa, a mafia chiama. No, state tranquilli.
sono solo 4 piani. Ma sì che sta a mosciare la panza. Capezzù, là dentro, non si può. Zitto, stai solo attenti! Io devo vedere lì in quella casaranno, hai capito? Tu non ti preoccupare, stai solo attenti lì! Ma lì dentro non si. Non ti muovere per nessuna ragione! Sì, non mi muovo, decide sempre lui. Meno male che ci sono io, se no questi ci scappano. Mi ha fatto bene. Ma non abita nessuno in questo palazzo. Ma dove siamo qui? Dove siamo qui? Quattro piani a piedi ho fatto al posto di trovare la terrazza, ho trovato un'altra strada. Ma che c'è la gemistina? Non l'hai fatto tu. Ma tu sei pazzo. Ehi, poi... vedi questa, polizia. Gesù. Faccio vedere io che razza di città. Questi disgraziati dove saranno andati? Faccio vedere io. Oh, Esposito! Esposito, sono qua su. Oh, e che ci fate? Guardo il panorama, come faccio a scendere? Ma... buttatevi! Tu stai lì! Non ti muovere! Io torno indietro! Va bene, sì, sto qua! Sì, signore! D'accordo? Mi raccomando, non devi fare scappare! Esposito? Sì, signore. Dove sono? Allì. Come chi? L'uomo e il bambino. E chi l'ha visto? Ah, non hai visto niente? No. Io sopra ho trovato il labirinto. Per forza. Io quello vi volevo dire, che sopra ci sta un'altra strada. E non mi avete fatto parlare. Ecco, te lo dici ora. E quando me la dovevo dire? Prima me lo dovevi dire, disgraziato, prima me lo dovevi dire. Non ti faranno mai, capitano. Peccato. Ora corri e vabbè a trovare, presto. Vado, vado, mannaggia. Ma io dov'è che devo andare? Esposito, vai al diavolo. Ecco dove devi andare, al diavolo. Signore, sì. Ecco, che la parte ho trovato via Gesa mia. Grazie, voglio. Sigarette, da mamma, eh? Grazie, buongiorno. Piglia un altro pacchetto, piglia. Sigaretta, americana, chi fuma, sigaretta. Sigaretta, americana, sigaretta. Ciao, Gennari. Ciao, sto lo te. Gennari, ma dove stai? È stamattina che non ti vedo. Ho tenuto da fare. A me non mi vuoi. A dove stai, Gennari, voglio sapere. Uffa! Sigaretta. Gennari, tu a finire il barbiere non le proprie vere più, hai capito? A me femmine gelose mi fanno ingazzare. A buona come? Tutte vizzi, pure come americane. A casa di una maglietta nuova invece. Come ti presenti a mamma per mi sposare? Così? E come mi devo presentare, cofra? Tanto sai, mamma ti dice sempre che no. Uè, tu a chi strugli avere più, hai capito? Non è per te. Ma io lo amo! Non ha maltrattato, signore. Io me ne vado, tanto sto la dalla New York si sposa a me. Tu ia sta alla larga, figlia, ma mi so spiegato. Tu non viene né arte né parte. Né arte né parte, addirittendi. Pronto. Antonio. Era ora, tutta la mattina che ti aspetto, perché non sei venuto? E perché non tengo tempo, io ho già faticato. Ma che fatica? Tu a quella zocca non la devi vedere più, hai capito? Sì, ho capito, ho capito. Beh, attento, Antonio. Sta accorta tu, che fai, minacci? Sta attento, io ti rovino.
datemi più che potete. Più di 10.000 lire non vi posso dare. Siate buone, è troppo poco 10.000 lire. 15.000, badate che mi dovete pure ringraziare. Va bene, 15.000. Andò, stesso che vedete quella zoppola, quando è venuto tacci. Desidera. Scusate, vorrei parlare con la signora Maili. Mi chiama Salvatore Savastano. È occupata, può attendere un momento. Ma senti, Brino. C'è un signore per voi. Senti, aspetta solo un momento. Non te ne andare, eh? Torno subito, ma aspetti. Sì, sì. Vadi un po'. Va bene. E come, non ti voglio bene. E dammi un vaso. Sì, sì, domani un vaso, sì. Va, 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 va. Buongiorno. In che posso esservi utile? Mi chiama Salvatore Savastano. Mi hanno detto che qua posso trovare qualche cosa che sto cercando. Saggio consiglio. Ehi, va tu, va. Se mi volete mi chiamate. Maili vi può fornire qualunque cosa desiderate. Di tutti i generi. Qual è il vostro problema? Vendere? No, donna Maili. Io compro. Ah, sì? Che cosa? Mobili, argenteria, vasellame? No, no. Informazioni. Ah, non ho questo tipo di merce, buongiorno. Forse non mi sono spiegato bene. Sono disposto a pagare qualunque cifra. Qualunque cifra? È un'offerta molto vaga. 10 milioni vanno bene. Questa potrebbe modificare la situazione. Che tipo di informazione desiderate? Queste. Ci sono 4 uomini a Napoli. 4 uomini? E sono già venuto, verranno qui da voi. Voglio sapere chi sono. Non so neanche di che parlate. Vabbè. Signor, se mi volete dire voi, mo decido voi. Se no, fatemelo dire da chi vi pare. Questo è il mio numero. Fatto buono, piacerei. Parlare con Antonio. Ma come è uscito? Come? Stava lì un momento fa. E mo se ne aiuto. Andava buona, signor. Abitate qua, Don Salvatore. Uè, è bello che riuscire, ma io... Che c'era? Non ce l'ho visti. Ah, e mamma che m'ha fa? Dobbiamo aspettare qui, Esposito. Ah, tutta la notte. Tutta la notte qui, perché l'ho visto dove stanno. Sì, ma quella a casa mia moglie strilla. Lascialo stare per stasera tua moglie, domani si pensa. Ma sto solo con Bruce. Meno male che sono previdente e saggio io, lo sai che soffro di isolazione. Sì. Quando ti decidi a coprire questa macchina? Se copro la macchina, con me per il macchino. Non ti preoccupare di quello, non lo perdiamo d'occhio. Don Salvatore, la catena dove sta? È mezz'ora che sto cercando. La catena non c'è, c'è stato un bottone, quello rosso. Scusate, ma gli ci esso pulito pulito non ci sono abituato. Non si sa se uno ha da cacà o da mangiare. Non ci capite. E a dove sei stata fino a mo? A casa di una vecchia zia e mamma. Poi è morto. E mi hanno cacciato pure la casa. E mo a dove dormo? E mo la notte mi ha arrangiato a dormire in macchina. Ah. Con questo, eravamo tutte in macchina che voglio. È la chiave di casa mia, con Salvatore, a casa mia è la Fiat. E non ci stanno gli antifurti? Gli antifurti. Dimmi una cosa, ma tu a mamma e a papà non li hai mai conosciuti?
No. Però so c'è solo che papà era americano e mamma non mi ha voluto Don Salvatore. Stanotte può dormire. Gesù, cadini. No, Don Salvatore, no. Meglio di no. E perché? E perché sennò mi abito. Su, su, su. Non dici le sciocchezze. Don Salvatore, scusate, ma vostro figlio era un mecca? Sì. Quanto è bella sta stanza. Maronna, quanto è bello il giocato. Don Salvatore, questo era vostro figlio. Sì. Quanto era bello. Povero vaglione. Era bello, figlio mio. Pronto? Pronto? È Don Salvatore. Don Salvatore Sabattano? Sì, so io. Con chi parlo? Sono io, Maylì. Vi ricordate di me? Mi ricordo. Vorrei vedervi subito, Don Salvatore. È una cosa urgente. Ah, volete che venga un negozio vostro? No, ci sta un piccolo bar sotto casa vostra. Il tempo di arrivarci. Va bene, mezz'ora? Mezz'ora, va bene. Mi raccomando, Don Salvatore. Mi sorda che stanno fa... Gegè, Maylì ha telefonato adesso a Don Salvatore. Si vedono tra mezz'ora sotto casa sua. C'è un piccolo bar. Adesso te la sbrighi tu. Dimmi, parla. Maylì, o nonna? Oh, quanto è vero Dio. Tollaggia fa papà. Parole Salvatore Savastano. Oh, nonna mia. L'hanno sparata. Oh, chi è stato? Chi è stato? Scusate, signora, ma che è successo? Che la femmina, no? Maylì, povera femmina. Povera femmina. Sì, signor questore. Va bene, signor questore. Agli ordini, signor questore. Capezzuto! Capezzuto! Vieni un po' qua! Vieni, vieni. Comandici, il commissario. Complimenti, Questi tre mesi che dovete passare nel mio commissariato me lo ricorderò. Ragione. Ma che cazzo mi hai combinato? Capezzuto! Ma, signor commissario, ve lo giuro, quanto è vero Dio, questo guaio l'ho combinato io. E chi l'ha combinato? Ha combinato questo lui. Macello di Esposito. Ma quando mai? E zitti Esposito! Io faccio Esposito. Tutto al signor... Basta! Sì, perché... Fuori! Andiamo. E mettetevi le divise.
Ma non me la posso mettere, signor commissario, mi va stretta. E te la metti lo stesso. Allora devo dimagrire. Dimagrisci. Zitto tu. Dopo di voi, prego. Esci fuori, disgraziato, per colpa tua. Vai. E fa entrare Savastano, che è di là. Pure. Come pure? No, ora. Vattene, per favore. Savastano, al rapporto del commissario. Entra, entra. Savastano, evidentemente l'ultima volta non mi sono spiegato bene. È così? Come sa, adesso è pure proibito soccorrere una poveretta che ammazzano davanti a voi. Eh già, perché voi quella povera donna non l'avevate mai vista prima, è vero? No, mai vista. Ma guarda, non la conoscevate. E non sapevate che era una nota ricettatrice? No. Probabilmente quella povera donna è morta per colpa vostra. Ho tante colpe nella mia vita, e questa tra le altre. Il suo uomo è Antonio Di Santo. Lo chiamano da Donno o Pazzo. Neanche lui conoscete? Lui sì, lo conosco. È un meccanico, lavora a Santa Lucia. Si fa presente, e senti il sottoscritto assente, si presenta con la presente per dare atto di presenza. Il guanto, dalla presenza assenza... Qui, vedi, ci provo che buttare, oh, io dietro, te, te. Uè, che comincia, la fai Angela Luce? No. Dai, facci l'Angela Luce, cazzo. Ma perché ha già fatto Angela Luce? Ma che stanno combinando qua? Oh, ma che cazzo è tutto sto coltello? Come su? Ma tu perché cosa l'hai preso in commissariato? Si può sapere che cosa fai là in palato? Ti metti a guardare lo spettacolo, bravo, bravo, grazie, bravissimo. Grazie. Sei sempre tu, eh? Sempre tu. Però il commissario, che uomo affascinante. Vedete, questo è il nostro guaio. Noi arrestiamo sempre la stessa gente. E questi quando vengono qua si sentono a casa loro, capito? Commissario, posso andare? Savastano, voi mi state simpatico. Ma la prossima volta che scoprite qualche cosa, rivolgetevi a me. Se no rischiate di fare altre vittime. E allora, qualsiasi cosa dovesse succedere, il primo che mando appoggio reale sarete voi. È chiaro? Gennari. E tu che fai? Stiamo aspettando a voi. Ah, bravo. E Zananella chi è? Io voglio un amico. Ah, complimenti, piacere di conoscerti. Io mano non varo. E perché? Perché lo faccio io. E fallo sapere pure a me, no? Voi a Gennari non state portando a male strada. Ah. Io un genio, Gennari. Con Salvatore, la mamma l'ha inguaiata a questo. Sta le detto, mo va bene, ovvero? Sì. E non basta. Io pure ti voglio bene, perché sei carino, sei gentile, e mi piace stare con te. Ma mo mi stai scassando le palle. Va, filo, corra tu quella per te mamma. Ma l'hai educato! Uè, Gennarino, non si dicono queste cose. L'ha imparato con voi. Ma zitto, va a te. Quando si strunzi. Ciao Gennari. Avanzino, ma so femmina.
Gennari, prendiamoci una cosa al bar. Che è divieto, lo fanno a multa. Va bene, quando vengono i vigili ce ne ha. Buongiorno, la veno guarda attrezzo. Funzionato, un cognac e facite ve fatto voi. Sì, signore. Io mi facevo i cazzi, mi. Salvatore, ma vengono poco preoccupato. E lo sono, Gennari. Lo sono. Si pensa che a Napoli vanno girando gli assassini e mia moglie e mio figlio. Io potesse tenere assettato pure vicino a me, senza poterle riconoscere. Uff, che tortura. C'è una cosa che mi è rimasta impressa nella mente, ogni tanto è come se avesse, poi all'improvviso non me la ricordo più, è un'ossessione. Ma lo siete ricordato? Non lo so, ma... E di che si tratta? Ve lo posso chiedere? Che la mattina uno dei rapinatori, invece di scappare per scala, facendo uno sumbra la finestra, ma prima di saltare a bascio, gli attai primo mitra e poi si buttò lui. Tu pensi che quando arrivò sul marciapiede, arrivo primissimo e poi mitra. E beh, questo lo fa pure Totò Nupazzo. Chi? Antonio Di Santo, detto Totò Nupazzo. Già. Totò scommette sempre, botta una bottiglia in aria, poi fanno salta a reda e acciappa a volo. Meglio lo circa il fè. Totò, ma certo. Dove sta Totò? È andato a Santa Lucia a riparare una barca. Sta bene. Mo vado a fare una sorpresa. Salvador.
Relà. Accerimmala subito, non perdimmo più tempo. No, no, no. Questi sono uomini rispettabili e devono morire lentamente. Salutiamo, Don Salvatore. Oh, me merda. Abbiamo finito di spadroneggiare, di fare la carità. Non fate paura più a nessuno, Don Salvatore. L'ultima partita vi è andata male. Oh, quartetti a completo, ma io non sono morto ancora. Questione di tempo. 10 minuti. Don Salvatore, fra 10 minuti, vi assicuro, di voi non si ritroverà più nemmeno un dito. E adesso sono io che faccio la carità a Don Salvatore. Don Salvatore, vi piace? Guaiù, chiamo a Santa Lucia, spaghetti a vongole e vino d'Ischia. Ma prima salutate Don Salvatore. E come no? Don Salvatore, buon viaggio. Don Salvatore, se permettete, vi volesse fare barba. Don Salvatore, questo è il vostro biglietto da visita per l'inferno, eh? Thank you.
Salvatore. Don Salvatore, non vi preoccupate, che c'è sto anch'io. Sono Gennarino. Gennarino? Faccio venuto a salvare. Non vi preoccupate, Don Salvatore, non vi preoccupate. No, no, Gennarino, scappa, vattene. Cacca scoppio tutto cosa, vattene. Salvatore, voglio, non ne ha morito. Don Salvatore, non avete paura, che sta Gennarino questo che vi salva. Ma Maronna Santissima, vattene da Gennarino. Vattene. Salvate. Ma che fai? Ma che fai? Tu sei un piccerillo, pensa a te, pensa a te salvare. Ormai sono me distrutto, sono fernuto. Salvate almeno tu. Salvate almeno tu, casì, guaglione, vattene. Tu non ne amori insieme a me. Vattene, da zitto, vattene. Che fai? Vattene. Ma che fai? Gennarino, scappa, vattene, lasciamo morire. Don Salvatore, a morire ci sta sempre dentro. È uno. È due. È tre. Ce l'avremmo fatta, Don Salvatore. Ci dice, hai mi fatto, mi hai salvato. Don Salvatore, la gerita, a morire sta sempre dire. Sì, signor questore. Sì, era una baracca di pescatori. E sì, c'era la dinamite. Ma certo, per la pesca. Ah, lo so che è proibito, adesso provvedo io. Capezzuto! Appuntato Capezzuto! Venite, venite. Sì, venite. Ma come voi vedete, stavo stando in una baracca di pescatori piena di dinamite e non fate niente. Grazie, signor commissario. Oh. Che facevate? Stavate pescando? No. Se ci vuole andare, chiudiamo. Io sto parlando di Savastano, non della pesca. Io, signor commissario, ve lo giuro, a caccia con la dinamite non ci sono mai andato. Come sento gli spari, mi cacco addosso. Lui sarà stato. Lui! Mai fatti botti? Lui ho detto, signor commissario. Io mai fatti in vita mia. Esposito, non dimmi. Quando mai? Esposito. Basta, tutte e due. Ritrovate Savastano. Dile se chiamiamo figlio, figlio mio, addosso! E mo si è riunita tutta la famiglia! È andata in orbita come un astronauta! No, è giù da sotto, all'inferno! Ci è la circonda e ci ha trovato! Ci ha portato un pacco di tritolo! Non mi libero! alla salute di Don Salvatore e famiglia! Alla salute eterna! All'inferno sta sotto macchina, però! Sta famiglia! Sotto macchina, sotto ma quando mi distruggono la casa di mia femmina, ti dormo qua pedando di tragica finale varietà e cerchi scusa Napola si accira chi mi ha fatto infamità.
Cercatelo portare a destra, bloccate la strada, costringetela a chi sotto il roccio, che si esce fuori trenteremo, non lo pigliamo più, avete capito? Facciate ambresa, avanti! Non mi preoccupate, non salvato! Lo pigliamo a stucamente, è saltato voglio! Avanti! Vai! Michè, partite insieme, due torri, e chiuditelo con vatticcia, io resto a rete! Vai, avanti, non lo mollare, Forza!
mai. Forza! Forza! Guadu, bloccata la massata va a Porto Piccirillo. Il è pazzo! Così, una a destra e un'altra a sinistra. Chiudite la misura, avanti! Fermo, chi è pazzo? Facimmelo saltare in riva. Guaiù, avanti, musica! Thank you.
bene. Muovi. Avete chiamato tutta la flotta, ma per me ce ne volevano scendere che gli fedeli. E tu voglio una mia bella. Gennari, ma tu sai che sei proprio un figlio entrocchio, eh? Voglio, guardate bene voi. La moglie non Salvatore. I resta qua. Grazie. Oi, che stai a fine che fanno chi scuomini e merda? Vai, Giro, va. Muoviti, Esposito. Ma io sto tutto sudato, come mangia muovere. Prima, prima, coraggio! Fai scattare i bicipiti! Ma qua bicicola e tricicola e ciclo! Coraggio! Voi ne avete bisogno voi che siete grassi. Io sono secco qua, non ce la faccio più. Prima! Signor commissario, abbiamo fatto l'impossibile per raggiungere, ma non è stato possibile perché questi sono i mezzi che abbiamo. Questo è Esposito. Bravo, sei uno stronzo. In che senso, signor commissario? In tutti i sensi, ha ragione, commissario. Di una cosa sono certo, stava stanno qua tu. E così ci siete riuscito, eh? Bella carneficina. Quattro cadaveri sulla vostra strada. Vi pare fatto bene, don Salvatore? Lo doveva fare, commissario. Ah, sì? Ma sono qua per pagare. Ah, e così vi siete rovinato. Don Salvatore, io vengo con voi. Posso chiedervi un favore, commissario? Quale? Quanti figli tenete? O non ne avete? Ne tengo quattro. E a domani ce ne quattro. Poi ne mangiare pure cinque. Salvate a Mastro Scognizio. È orfana e finirebbe sicuramente male se lo lasciassi solo in mia salita. Sarà fatto, don Salvatore. Avete la mia parola. Don Salvatore, io vi ringrazio. Ma ho promesso a Stellatella che mi ha sposo. E lo so, e allora? Che si valga con commissario. Quando realizzo? Hai ragione. Queste sono le chiavi di casa mia. Pigliatelo tu. E diamo a me Stellatella che quando vi sposate, tu tieni la casa di proprietà. Tieni. A me non servono più. Don Salvatore, lo posso chiamare papà? Figlia mia. Stello te, a casa mia da niente. Ma se mamma te non darà una bella dote e non ti sposa più, eh? Papà! Papà! Papà, ti voglio bene!